Ciao Anna, questo Ciao! tuo Festival di Sanremo era l'ottava partecipazione, raccontaci un po' qual è il tuo stato d'animo. Oddio, il mio stato d'animo si alterna tra agitazione, felicità, gratitudine e agitazione. Ecco, questo diciamo, è l'elemento che un po' a tratti mi sveglia di notte. Però sono contentissima perché è una canzone in cui credo tantissimo. E dopo tanti anni torno a parlare d'amore, quindi di una storia comunque credo che sia molto comune a tantissima gente. Allora, sei una giovane veterana, diciamo, del festival, ma Mi piace giovane, veterano, mi piace. quel palco è cambiato nel tuo modo di approcciarlo durante appunto le tue partecipazioni? Ha sempre una magia che. No, una magia immensa. Pensa che sembravo veramente. Sai la bambina quando va al Luna Park, no? Per la prima volta. Cioè sono rientrata, stavo facendo le prove. Prima di iniziare le prove sono entrata a teatro, ho iniziato a guardarle intorno e a un certo punto guardavo il soffitto, perché non si vede, ma tutto il soffitto è pieno di disegni. E lo guardavo e ripensavo a mia ragazzina, quindicenne, quando ho calcato quel palco lì e l'ho vinto. È la prima cosa che facevo durante l'esibizione, ogni tanto è spulciare su, no? E guardare in alto, quindi dopo tanti anni ritornare su quel palco e ritrovare la stessa magia è una cosa che imbarazza, ecco. Ma non lo dico io, lo dicono tutti. Cioè Morandi, che potete dire ha 50 anni di, no, 40, 50, comunque tantissimi anni di super esperienza, lo ha detto anche lui, che quando è salito su quel palco gli tremavano le gambe. Quindi qualcosa c'è, una magia c'è. Senti, abbiamo sentito il disco, la fortuna sia con me, con te nel senso. Sì, con te, con me e con tutti. Vai con tutti, dai, sì. Quando È un diciamo, augurio. partorisci un progetto nuovo che senti totalmente tuo, non perché gli altri non lo fossero, però su questo disco veramente ho curato ogni minimo dettaglio musicale, sui testi, dalla copertina al titolo proprio dell'album. È come se poi volessi fare l'augurio come per dire, ok, adesso ho partorito una parte di me. Quindi buona fortuna. Amici, E questa parte l'hai partorita con degli amici, hai raccontato sì, prima. grandi amici, da Giovanni Caccamo, Giuseppe Anastasi, Federica Camba, Vizzini, ce ne sono veramente tanti, tutti super giovani, tutti con delle idee meravigliose ed è stato stupendo lavorare con loro. Quindi un cambio nella parte creativa dell'Anna Soprattutto nella Tatangelo. parte creativa, sì. E quindi questo cambio dove ci porta? Un'Anna Tatangelo Diversa. 3.0? Bravo, 3.0 mi piace, perché il 3 è proprio un numero che mi piace tantissimo. Sì, è una Tatangelo, una ragazza di periferia 3.0. Ed è bello perché proprio quel Festival di Sanremo lì è stato fondamentale nella mia carriera. È una canzone che è diventata poi una canzone di tanti, non pensavo, dopo tanti anni posso dirlo, perché anche Lauro che mi chiama e mi dice: ma lo sai che ragazza di periferia è una delle mie canzoni preferite? Quindi dopo tanti anni denoti che è un successo perché è riuscita a raccontare una parte di vita di ognuno di noi. Ed è bello perché quelle cose vere, anche se parli comunque di una banalità che può essere l'amore, però quando una persona ci si rispecchia vuol dire che comunque ha fatto un grandissimo lavoro. E mi auguro che appunto questo disco possa diventare colonna sonora nella vita di tanti. Anna, hai scelto di condividere questo brano con una tua collega nella serata dei duetti, parliamo di Siria. In che modo verrà vestita questa canzone proprio a due voci? Guarda, non posso dire tanto sull'arrangiamento, sicuramente ci saranno dei cambiamenti. Posso solamente dirti che in genere quando uno deve rivisitare, quando una persona, un artista rivisita un pezzo, tende sempre ad aggiungere e mai a togliere. In questo caso qui abbiamo tolto. La fortuna sia con me è il tuo settimo progetto discografico. Sicuramente ci sono tante novità dal punto di vista sonoro, ma forse l'unica, diciamo, ossatura è la melodia che è rimasta ed è riconoscibile. Tutto il resto l'hai visto come una veste da dare alle varie canzoni? Ma una veste moderna, quello sì, c'è tutta una ricerca importante fatta anche con Placido Salamone, che è l'arrangiatore dei brani, e ci siamo ispirati a tutto ciò che è super internazionale. E, ti ripeto, andrebbe veramente aperta la traccia a computer e appunto visitare ogni piccola cosa. Però sì, c'è un modo di approcciarmi alla musica completamente diverso.
Senti, ci sarà anche una situazione live che però proseguirà con Sanremo. Si parte col tour, non vedo l'ora. Poi ci sono questi 6 eventi in tutti, diciamo, nelle città più importanti d'Italia. E ci sarà un tour nei club e poi partiremo con una tournée estiva. E secondo me il live è sempre l'anima dell'artista, perché lì, come dicevamo prima, uno si mette a nudo, beh, lì è peggio, nel senso che c'è un rapporto proprio con la gente, puoi sentirli cantare, è veramente uno scambio di energie bellissimo. Cioè, per me il live è veramente l'unica cosa che non si può copiare, cioè, o scaricare, in questo caso, scaricare musica, no? Grazie Anna. In bocca al lupo per il festival.